Nelle scorse ore si è letto e si è sentito che Nicola Circelli, l'ex amministratore unico dell'US Avellino, avanzerebbe qualcosa da Angelo Antonio D'Agostino, nuovo presidente dell'US Avellino. Cosa? Senza troppi giri di parole, ce lo facciamo spiegare dal diretto interessato. Cosa avanzerebbe Nicola Circelli oggi dal gruppo D'Agostino? Perché si legge in giro che Nicola Circelli aspetta in silenzio. Niente. Perché dovrei aspettare? C'è un'inutile, penso, polemica. Io credo che quello che avanzerebbe Nicola Circelli da D'Agostino, o quello che potrebbe avanzare, non credo che sia di dominio pubblico, perché sono questioni che trattano due persone serie che hanno preso un impegno da una parte e dall'altra, e come nella loro vita, nelle loro attività hanno sempre rispettato, penso che in questo momento facciano la stessa cosa. Tra gentiluomini, nel momento in cui si prendono degli accordi, niente, poi nessuno deve più ribadire o tornare su quelli che sono gli accordi presi. Anche perché ci sembrano che i rapporti, insomma, con il gruppo D'Agostino da parte di Nicola Circelli siano ottimi. Dal principio è stato così, no? Ma dal primo momento è stato così. Ho conosciuto Angelo e penso che perlomeno per come sono fatto io, a volte non serve conoscerlo da tempo o chiedere agli altri o informarsi la reputazione che gli precede, ma è pure una questione a pelle. L'ho reputata una persona seria, una persona di un certo spessore, e non ho avuto alcun dubbio nel prendere determinati accordi che oggi non capisco perché vengano messi in piazza. C'è qualcosa che vuol dire al presidente D'Agostino? Beh, che voglio dire, gli rinnovo l'in bocca al lupo, perché la piazza d'Avellino non è facile. Purtroppo, voglio dire, c'è tanto gossip, purtroppo per fortuna, perché giustamente a Avellino il calcio si vive anche in questo modo, anche se posso aggiungere, da una parte è pure sbagliato, perché per quanto riguarda la mia gestione di 2 o 3 mesi mi ritrovavo contestato, ma sinceramente per quello che riguardavano i miei impegni con l'Avellino tutti rispettati, non capisco il perché. Solo perché c'era qualcuno che doveva diffamare, e allora si andava verso quell'onda. Però trasferte in aereo, alberghi, che devo dire, stipendi, tutto pagato, quindi la contestazione sinceramente mi è sembrata pure abbastanza pilotata. Ne approfitto adesso e mi dispiace pure dirlo, perché non ho avuto l'occasione prima. Però detto questo, è per dire ad Agostino in bocca al lupo anche da questo punto di vista, ma siccome sono sicuro che le idee, i progetti e quello che lui vorrà fare non troverà sicuramente ostacolo, gli faccio i miei migliori in bocca al lupo da questa di questa situazione qua, insomma, di questa nuova avventura. Peccato che purtroppo è accaduto quello che è accaduto e si è rallentato un po' tutto, e quindi è tutto da definire, però in parte ha il vantaggio di poter organizzare la società nel miglior modo possibile.